Addominali scolpiti, l'alimentazione è la chiave. Buongiorno a tutti, sono il dottor Enrico Veronese, nutrizionista, e in questo video vorrei parlarvi di come ottenere degli addominali in evidenza grazie all'alimentazione. A questo proposito, se vi interessa l'argomento della nutrizione, vi invito a iscrivervi a questo canale ed attivare le notifiche. In questo modo sarete sempre informati quando uscirà un nuovo video. E ovviamente, se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace e di condividerlo sui vostri social. Una delle richieste più comuni che mi vengono fatte dai pazienti in questo periodo è ovviamente quello di riuscire ad andare al mare con gli addominali scolpiti, bene in evidenza. Per questo obiettivo l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale, più forse della palestra. Non di rado mi capita di vedere persone che fanno ore e ore di esercizi per gli addominali in palestra, convinti che questo possa portarli al risultato desiderato, ma il risultato non arriva. In realtà, se questo lavoro non viene abbinato a una corretta alimentazione, tutti gli sforzi verranno vanificati. Vediamo di capire perché. Per quanto l'addome possa essere profondo e bello muscolarmente come conformazione e anche allenato, se sopra c'è uno strato di tessuto adiposo, di grasso, sarà ben difficile che si possa vedere. Apriamo una parentesi sulla conformazione dell'addome. La conformazione della nostra muscolatura addominale è unica. Non possiamo prendere dei modelli sulle riviste che magari hanno addominali geneticamente ben formati, profondi, con cubetti grandi e ben delineati e simmetrici. Noi abbiamo i nostri addominali con la nostra conformazione. Possiamo sicuramente migliorarli, possiamo renderli più evidenti facendo sì che ci sia meno grasso sopra, ma non possiamo sostituirli con quelli del modello che ci interessa. Ma torniamo agli addominali e alla dieta. È molto più probabile che sia in evidenza l'addome di una persona con pochissimo grasso, ma che non fa attività, rispetto a un individuo che fa esercizi per gli addominali tutti i giorni, ma che ha un deposito di grasso evidente sulla pancia. A chi non capita di avere un amico che magari non fa neanche sport, che ha gli addominali che si vedono? Badate bene, purtroppo basta. Poco grasso sull'addome e gli addominali scompaiono. Certo, se è molto formato e profondo, cioè con una bella muscolatura, si vedrà anche con più grasso sulla pancia, ma oltre un certo limite qualsiasi addome scompare. Quindi, questo non vuol dire che gli addominali non vadano allenati. Vanno allenati e come? Vuol dire piuttosto semplicemente che senza abbinare una corretta alimentazione, il risultato dell'allenamento verrà compromesso. Come far fare uscire gli addominali? Esiste una specifica alimentazione? Ma la risposta è ovvia, è no. Esiste una dieta che permette una riduzione complessiva del grasso e questa dieta è specifica per ognuno di noi. Quindi copiare programmi da riviste, amici o persone non qualificate non porta a nulla. Il più delle volte ci si ritrova più piccoli muscolarmente, ma sempre con gli addominali coperti, con risultati temporanei che vengono vanificati nel breve periodo e in alcuni casi ci si ritrova addirittura peggio rispetto al punto di partenza. Vediamo come si deve procedere per fare qualcosa che abbia un senso. Per prima cosa occorre fare una valutazione della percentuale del grasso totale, poi valutare con un plicometro, che è uno strumento meccanico, preposto alla misurazione dello spessore della pelle della plica cutanea. Con questo misuriamo la presenza del grasso nei vari distretti per capire dov'è maggiormente localizzato. Quindi capire quanto grasso è dove. Poi dobbiamo lavorare sulle calorie e capire di quante calorie abbiamo bisogno per vivere 24 ore. In questo modo, con un programma alimentare adeguato e attività fisica associata, possiamo creare il giusto deficit calorico per fare sì che vengano bruciati i grassi e ovviamente non il muscolo. Il grasso addominale è un grasso persistente, soprattutto quando ce n'è poco. Qui non si tratta più di perdere grasso in eccesso, ma di perdere grasso fisiologico che è comunque presente, anche quando la percentuale di grasso è nella norma. Per questo, se non si trova il giusto rapporto tra le entrate e le uscite caloriche, se questo non avviene nel modo corretto, l'organismo crea a sua volta delle barriere, rallentando i consumi e non impiegando più i grassi a scopo energetico. E cosa fa? Usa i muscoli, causando così catabolismo muscolare. Ricordatevi che i grassi non si trasformano in zuccheri,
mentre i muscoli sì. Questo fenomeno ovviamente si verifica in qualsiasi tipo di dieta, ma nel caso in cui l'obiettivo sia quello di evidenziare l'addome, bisogna essere ulteriormente precisi, perché altrimenti c'è il rischio che poi il grasso sugli addominali sia veramente l'ultimo ad andare via e così ci si ritrova magari con la muscolatura in evidenza sul tronco e sulle braccia, magari anche sulle gambe, ma non sull'addome. Questo succede sovente agli atleti di bodybuilding che sbagliano approccio alimentare. Quindi, come procedere nel modo corretto? Per prima cosa, in base all'età della persona e al peso, tramite un programma specifico, previo ovviamente rilievo dei dati antropometrici, bisogna calcolare il metabolismo basale, cioè il consumo di calorie che il nostro organismo utilizza restando a riposo, cioè le calorie che usa per il semplice mantenimento delle funzioni vitali. Ma non basta. Noi non stiamo mica a riposo durante la giornata. Noi facciamo una serie di attività che vanno ovviamente quantificate a livello di dispendio energetico. A questo dobbiamo quindi aggiungere i LAF, che sono i livelli di attività fisica, ma non intesa come palestra. Ogni volta che facciamo qualcosa che va al di là del semplice riposo, consumiamo ovviamente delle calorie in più. Quindi, tramite un programma specifico, vengono impostati una serie di dati, come il tempo che dedichiamo a mangiare, il tempo che dedichiamo all'igiene personale, allo sport, allo shopping, al lavoro, eccetera. Questo ci permette di ottenere il consumo calorico che deriva dalle varie attività quotidiane. La somma del metabolismo basale più i LAF ci dà il consumo totale delle 24 ore. Questo è un dato fondamentale, senza il quale è impossibile affrontare una dieta. Se non si conoscono il metabolismo basale, ma soprattutto il consumo extra dovuto alle nostre normali attività quotidiane, non si può affrontare una dieta. Sarebbe, per fare un esempio molto esplicito, come fare un percorso in moto bendati. Magari si percorre la strada giusta, ma si tratta semplicemente di fortuna e in genere purtroppo capita di rado e lo sapete bene. Perché è così importante questo dato? Perché se conosciamo il nostro fabbisogno calorico, possiamo, dopo un'attenta analisi della dieta e della nostra alimentazione attuale, fare le modifiche adatte per creare un deficit tale che ci faccia andare via il grasso sull'addome, evitando però rallentamenti metabolici e catabolismo. Come dobbiamo quindi procedere per analizzare la nostra alimentazione attuale e completare l'equazione? Esistono dei programmi universitari specifici che ci permettono di fare una vera e propria ricostruzione. Introduco adesso il metodo Veronese, che usiamo io e ovviamente il mio staff di nutrizionisti. Facciamo la ricostruzione dell'alimentazione del paziente, seguendo ovviamente un protocollo specifico da noi brevettato. E poi questa dieta ricostruita la inseriamo in un programma che a sua volta ci darà tutte le specifiche: calorie, macronutrienti, oligoelementi, minerali, vitamine, fibre e anche i carichi glicemici dei singoli pasti. A questo punto siamo in grado di fare due cose. La prima, correggere la dieta preesistente, sia da un punto di vista strutturale, ma anche compensando gli errori. Il secondo, finalizzare il programma all'obiettivo, facendo in modo che si crei un deficit calorico ideale, perché l'organismo perda gradualmente grasso senza mettere in atto meccanismi protettivi che potrebbero causare un abbassamento del metabolismo con relativo minor consumo calorico. Dopodiché, per evitare un adattamento, il programma dovrà subire delle variazioni periodiche secondo uno specifico protocollo per evitare queste forme di adattamento che andrebbero a compromettere il nostro risultato. Esistono proprio per questo scopo particolari metodiche alimentari che vengono variate ogni 4 settimane, proprio per evitare queste forme di adattamento. Quindi, in sostanza, non si tratta di fare cose complicate, ma di fare cose con metodo e programmazione, con il giusto supporto e la giusta preparazione. Non si dimagrisce non mangiando, ma mangiando le cose giuste, adatte a noi, e allenandoci nel modo corretto, anche qui con la giusta programmazione e metodo. Ogni programma deve essere specifico e personale, perché
non si evidenziano gli addominali col programma alimentare trovato su Facebook o altrove. Si evidenziano facendo un percorso serio per creare una condizione, presupposti stabili di forma fisica che possa durare nel tempo e possa anche favorire di conseguenza la salute e la qualità della vita. Il concetto è addominali in evidenza, ma per vivere meglio, per andare al mare, non per stare a casa perché al mare non c'è la palestra o non riusciamo a seguire la dieta. La forma fisica deve essere in funzione della qualità della nostra vita e non viceversa. Con la giusta programmazione questo si può fare. Al prossimo video. Se ti è piaciuto questo video, puoi fare tre cose. La prima è quella di seguirmi sul mio canale YouTube, attivare le notifiche, mettere mi piace, condividere e fare i commenti, che leggo sempre volentieri. La seconda è quella di andare sul mio sito www.nutrizionistaenricoveronese.it, lasciare la tua mail, così riceverai tutti gli aggiornamenti. La terza è quella di seguire i miei canali social Facebook e Instagram. Mi ha fatto piacere che tu abbia seguito il mio video e alla prossima.